Si ferma a 6 la striscia vincente del Catania in campionato. Contro la Leonzio al Massimino arriva un inaspettato stop. Ad esultare alla fine del match sono stati i bianconeri, forti di un 2-1 sudato e meritato. Una gara perfettamente preparata ed interpretata da Rigoli e i suoi. Bene il cambio di modulo che ha portato la Sicula a giocarsela a specchio coi rossazzurri. Catania ben imbrigliato, Leonzio coriacea e combattiva, brava a recitare il ruolo di squadra cinica e spietata, così come avevano fatto i rossazzurri nelle precedenti uscite. Meriti della Leonzio, demeriti e tanti del Catania. Squadra opaca, poco cattiva e riconoscibile. Un calo mentale inspiegabile dopo la battaglia di Siracusa per una squadra che pur di fronte ai 14.000 del Massimino non è riuscita a tramutare in campo la rabbia necessaria. Quella che ha certamente messo la squadra di Rigoli, ex motivatissimo a far bene dopo l'esonero della passata stagione. A fine gara Lucarelli non ha nascosto le colpe dei suoi. La formazione di inizio gara non ha inciso. La coppia Ripa-Curiale lanciata dal primo minuto ha funzionato poco, con i due ancora in ritardo di condizione, gli esterni Esposito e Giorgievic ben contrastati da quelli bianconeri. Male anche Biagianti e Mazzarani in mezzo, mentre dietro Catania fragile e poco attento con le due reti subite su azione. Insomma, un incidente di percorso che nell'arco di un campionato si può mettere in conto. Obiettivo: rialzare la testa sabato al Granillo contro la Regina.